Salve, allora il nostro progetto è un sistema di irrigazione automatizzato con sensori di umidità e rilevamento di temperatura, così che quando c'è poca umidità, noi mettiamo direttamente l'acqua nel posto dove serve. Volevo solamente chiedere se secondo lei è una buona idea e come la fanno adesso in questo momento, come irrigano questi campi. L'idea è molto buona, però qua non è che esistono le pompe o i pozzi di acqua, qua l'acqua arriva direttamente da sopra, dalle montagne, e con la forza che arriva da sopra apri i rubinetti qua e si va via l'acqua. Non è che funzionano le pompe, cose, queste cose, è tutto normale, basta che c'è un punto di questo qua, proprio è il punto dove si aprono i rubinetti grandi e sono divisi per ogni zona, diciamo. Oggi c'è questa zona, domani un'altra zona. Ah, quindi non rilevano se c'è tanta o poca acqua in questa zona, è Qui è sistematico. piove, non piove, qua è sempre tutto un grafico. Ah, quindi c'è abbastanza spreco d'acqua alla fine.